Buonasera ragazzi, allora questo sarà un video molto poco convenzionale e no, non diventerà un format il gameplay sul mio canale, però stasera non sapevo che cazzo fare, dopo i secoli avevo riacceso Fortnite, tanto con una risoluzione davvero del cazzo, e mi sono detto ma guarda, registriamo. E questo sarà il mio primo video in risoluzione a 16 noni. E non in 1 a 1 come di solito, cioè con la risoluzione quadrata, perché ovviamente se non mettessi in 16 noni del gioco in sé non si vedrebbe assolutamente un cazzo. Allora, quindi noi andiamo vestiti come dei grandissimi tamarri con sta frociata di un martello, questo bel paraplano del cazzo. Che cavolavoro. Tanto ragazzi, io sono un pro gamer, voi adesso vedrete e come anche io, perché sono un po' anche come Guido Cavalcanti, a me piace menare le mani. Ho appena cenato, mi sono fatto un po' di un bello spaghetto al con di pesce. Poi mi sono preso pure un attimo queste cose, questi integratori allo zolfo, che sono una cosa incredibile, mi stanno a far fare certi lutti proprio aromati. È una cosa stupenda. Che cazzo è sta? Comunque, il vestiario che questo gioco promuove è una delle cose più brutte che abbia mai visto. Hai fatti sotto merda. Allora, questo c'ha il Parkinson. Che cazzo c'aveva? È John Cena di colore, John Cena di colore. Che cazzo sto vedendo? Dai, balliamo, vai. E vamonos bailando. E vamonos cantando. Ok, ringrazio l'autista. Quindi, avevo già esplorato qua Ceccano. Però non so, volevo magari andare in qualche altra zona, vedere comunque, insomma, Frosinone e dintorni, qua c'è questa tutta la ciociaria. Io direi la prima baracco, ecco quella. Vedo una bella baraccopoli, questa deve essere di sicuro Ferentino. Cominciamo ad avviarci. Catapultiamoci, andiamo a vedere. Siamo anche vicini a una cittadella del cazzo, quella deve essere molto probabilmente Castelmassimo. E dai, rimuoviamo sto coso, sto fascio blu, sto fascio infame, che si nasconde e alle spalle colpisce con le lame. Grandi citazioni. Allora, qui, infatti, come ho detto, questa Ferentino in tutta la sua bellezza, che per metà un cantiere, per metà una casettina del cazzo, e un'arma, ovviamente, perché a Ferentino sono tutti criminali. Raccogliamo le ammunitions e cominciamo a vandalizzare un pochino Ferentino, tanto vandalizzandola la stiamo solamente rendendo più bella. Non so se si è capito che odio Ferentino, vagamente. Amore a tutti quelli che. Ah, ci sta pure la cassa, manco l'avevo vista. Ci sta la cassa con le ragnatele. Minchia! Minchia! Fortunatamente, proseguendo in questa strada, stiamo nella safe. Cazzo, ragazzi, questo sembra il reduce da una qualche festa col Dema alle terrazze. Sembra confuso, avrà bevuto. Leader della squadra delle urla. Come cazzo vai vestito? Schizzo cromo. Oh! 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 Ma che cazzo sei? Oh! Questa è la studentessa del class, dell'artistico. Secca. Ragazzi, niente. Si comincia bene, abbiamo già fatto questa uccisione. Tra l'altro quella è probabilmente anche di origine asiatica, ho notato, quindi quella probabilmente sarà una degli infiltrati da Shaoxi. Saliamo su sta torre e vediamo se riusciamo magari ad avere un POV migliore sulla situazione. Magari riesco pure. Ok, mi sa che ci stanno sparando. Temo proprio che ci stiano sparando, ho sentito due colpi di pistola. Da dove cazzo sta sparando questo? O questa, scusate, ecco. O anche questi, ecco, rispettiamo i pronomi. No, porco Dio! Ok. Mi sono quasi ucciso. Perdonate la bestemmia. Oh, senti, dai, a sto punto rubiamo il veicolo, cioè, già che stiamo in questo contesto di malavita, che è? E non rubiamo sto macchino del cazzo, sto pickup. È lodevole quanto sia di merda sta radio. Io mi sento come quelli che portano le minicar alle terrazze, madonna che disagio. Ok, questa è. Io qua abbiamo. Oh, oh! No, no, no! Fammi uscire! Ok. Ah no, no, temevo esplodesse la macchina. Mo' esplode. Minchia, non mi ricordavo così resistenti le mini macchine.
Però qua vicino. Oh, porca puttana, quello è Gubbio! Raga, chiama Gubbio, chiama Gubbio! Poi c'è pure un po' una bella avvelenamento da pesce. Scagazziamo un faccia ai nemici. Cavolo, dai, che schifo, però. Allora, le flashbang. Chi cazzo le usa le flashbang? Sì, questo qua è di sicuro il porto di Gubbio. L'acqua però mi sembra un pochino quella dello schioppo, dal colore. No, no, ci stanno i pesci, non è possibile. Lo schioppo quando cazzo li trovi gli animali. Io direi. Ah, non si può sfondare il muro, vabbè. Allora. So. Ecco. Ok. Oh! Madonna! Allora. Quindi si prende questo e me lo bevo tutto. Dopo si piglia lo sniper. E ragazzi, ci si mette a cerchinare. Scusa un attimo, mi metto qua sotto. Che non cagare cazzo. Mi metto qua sotto che devo. Tipo, ecco, riorganizzarmi l'inv. L'inv. L'inventario. Porca puttana, i salti di sto gioco, quanto cazzo li odio. Posso entrare in bagno? No, che cazzo? Da che c'è stata quella problematica con i bagni di Gubbio, adesso li hanno fatti molto più moderni. Comunque, mi stavano sparando. Qualche figlio di puttana mi stava sparando e mo io ci vado a tranciare le gambe. Vabbè, ragazzi, passiamo per il ponte. Questo è il ponte di Frosinone, crollato 3 volte. Questa è la quarta volta, speriamo che non crolli anche a stavolta. No, ah, questo qua si muove pure con la visuale, che cazzo. Oh, oh! Muori, figlio di puttana! No, no, che cazzo fai? Porco Gesù. Ecco qua. Godo come un riccio. Quindi, questa deve essere rimpiazzata. Bello! Siamo maxati, siamo pronti ad aprire il culo a qualche verginello. Anzi, sapete che vi dico? Retrofronta, a quanto pare. Stiamo a sbagliare completamente strada. Mo' vabbè, questa roba se la abbiamo il primo nulatenente, il primo proletario che se le trova. Cazzo me frega. Tanto c'ho la mia Bugatti marrone, come quella di Andrew Tate. Questa è una città fatta di palafitte. Quindi qua ci stiamo avvicinando più nel territorio di Terracina. Vabbè, raga, facciamoci una nuotata nell'acqua del Tevere. Terracina e Tevere, non so quanto ci azzecchino a vicenda. Vabbè, ragazzi, io non sono messo alla geografia. Se volevate uno bravo in geografia, non stavate a guardare me. Allora, io premetto che non so buildare. Io non so buildare, però. Mouse 4 per mettere le scale. Cosa cazzo è mouse 4? Cos'è il mouse 4? No, ah, cioè, tipo, se io metto Z. Ah, c'è cioè, mouse 4 è il tasto per abbassare la sensibilità. Ma che cazzo è? Vabbè, ok, ragazzi. No, no. Aspettate. Oddio, vediamo se so. Ma avete visto che cazzo ho appena fatto? Ma no, già so pro. Già so pro. C'è molta tensione nell'aria. Ha acceso il pollo. Vabbè, in compenso posso che mangiarmi stasera. Allora. Dai, qua dentro ci sarebbe stata l'acqua. No. Teoricamente c'è. Ma che cazzo? Una carovana ficcata in mezzo al rapa. Aspetta. Non ci riesco. Che trick. Che tricks. Ragazzi, che mago. Che mago del movimento. Allora, dai. Oh, non si vede, non si trovano, ragazzi, cioè io mi sto a cagare cazzo e non voglio cagarlo pure a voi, cioè. Però mi dispiace, qua non si vede nessuno, non c'è sta nessuno. Tanto ragazzi, io faccio vittoria royale, voi mi state a sottovalutare, ma io questa la vinco. Eccolo! Ho visto un brutto che mi è capitato. Un figlio di puttana. Muori. Guarda come nuota, guarda, quello è Leonardo Pavia, quello è Leonardo Pavia, guarda come nuota bene. Scherzo, Leonardo, voglio bene. Però si è nascosto. Questo sarà un francese. Ragazzi, bisogna cambiare territorio. Mi tengo in mano il lanciarazzi, io. Ah, la latega, scusate. Così almeno sto pronto a fare il culo a qualcuno.
Ancora così capisco, cioè, vagamente del senso. Ah, con loro devo farla sta cosa. Ma vaffanculo. Te. Ma sta massa lì su sto monte, però io non so dove cazzo stiamo andando, ragazzi. Dove stiamo? Crocevia di Cromalandia. Questa poi sarà Pupolandia. Il nome sembra. Perché ricordiamoci, ragazzi, che tutto è allegoria. Ah, però sta posizione mi piace. Ottimissima. Allora, aspettate, faccio una costruzione sagacissima. Per la quale. Ok. È facilissimo capire dove mi trovo. Insomma, è abbastanza ovvio. C'è stanno lupo. No, ora non mi dica che viene a cagare cazzo qua, eh. Ok, no, se solo andato a nascondere, meno male. Vedo uno però. Visto uno che calava da là. Eccolo, ragazzi. Raga. Mo se io sto colpo lo faccio fatto bene, questo. No, ho sparato alla mia stessa costruzione. Guarda che coglione. Oh! Schianta, pezzo di merda. Così impari anche a. Oh! Ma che cazzo! Porca puttana! No, non me l'aspettavo da dietro! Dio, detta così è fraintendibile. Vabbè, vaffanculo, guarda. Fate sotto, pezzo di merda. Mo a sto qua gli faccio 360 no scope! No, porca puttana, 360 no scope, no look. Pezzo di merda, e fatte sotto. Ah, guarda, corri, guarda, schiatta, schiatta. Il mio canale dovrebbe essere family friendly. Vabbè, ci provo, poi non ci riesco, però vabbè. Però almeno contenermi con sto linguaggio. Questo non capisco. No, no, questo qua è uomo generico di colore. Tra l'altro, anche un ologramma. Sembra che sta tipo scomparendo a tratti. Oh! Aspetta, aspetta. A questo gli faccio uno scherzetto. Gli faccio un prank. C'è un prank! Oh, affanculo, senti. Mo' t'ascito. Mo' t'ascito la famiglia, guarda. No! Oh, Madonna santa. Raga, ne è rimasto solo uno, eh. Siamo due, uno più stronzo dell'altro. Cazzo. Ha sparato da sta zona. Ha sparato da sta parte, raga. Ha attaccato da questo lato. Quindi. Let's go! Ma quanto cazzo sono forte! Easy, figlio di puttana, pezzo di merda, bastardo! Vittoria reale numero uno. Mi faccio una sega a due mani. Ok, 10 stelle battaglia. Il crombrello! Bellissimo! Luccica e viola, mi piace sta cosa. Questo lo. Ah, se. Oh mio Dio! avrei voluto giocare con sta skin. Questa la ritengo una vittoria a tutto tondo. Lama della luna calante? Sai cosa stanno a calare? I miei coglioni! Va bene, ragazzi, grazie per avermi accompagnato in questo viaggio. Penso che la partita sia bastata perché è stata una bellissima vittoria reale e io penso che il video possa anche finire qua.